Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale del Coach. Oggi parliamo, se possibile, dimagrire allenandosi anche solo due volte alla settimana e oggi vi spiegherò come fare. Allora, questa era la domanda che ha fatto un allievo. Un allievo, anzi prima era un follower, una persona che mi seguiva sui miei canali e mi chiedeva se era possibile dimagrire realmente, ossia perdere grasso corporeo, allenandosi solo due volte alla settimana, perché guardava tutti gli influencer, tutti questi super fisicati che dicevano che per allenarsi e ottenere risultati bisognava allenarsi tanto. Allora, è normale che se hai la possibilità di allenarti tanto, di avere una frequenza maggiore settimanale di workout, ovviamente il corpo risponde agli stimoli, quindi se ben progettati questo ti permettono di ottenere più rapidamente dei risultati. Però è anche vero che non tutte le persone hanno la possibilità di allenarsi 6 giorni su 7 per un'ora e mezza. Questo è una cosa che bisogna ficcarsi in testa. L'allenamento è un qualcosa di soggettivo. È facile dire dall'influenza: devi allenarti, devi spingere, devi trovare il tempo. Ma se uno non ha tempo, perché tra famiglia, tra lavoro, tra tutto quello che ha, non può allenarsi per un'ora e mezza, per 6 volte la settimana, bisogna, ed è questo il bello del nostro lavoro, del lavoro del coach, del lavoro del personal trainer, cercare di trovare una soluzione per quella persona. Perché è anche vero che non è detto che una persona che fa 6 in certe condizioni di stress ottiene più risultato di chi magari ne fa 2 fatte meglio. Perché per allenarsi 5-6 volte ci sono persone che fanno i salti mortali e magari sì, reggono 1 mese, reggono 2 mesi, reggono 3 mesi, ma poi saltano perché non ce la fanno più. Il corpo incomincia a non rispondere più, si fatica a dormire la notte, non si recuperano gli allenamenti, incominciano a sopraggiungere gli infortuni perché non si dà il giusto tempo al corpo di recuperare. Consideriamo che per tutte le giornate sono di 24 ore, quindi o decidi di toglierti ore di lavoro, ma magari non puoi farlo perché ovviamente non puoi farlo, o decidi di togliere ore alla tua famiglia, però magari questa è anche una cosa che magari non vuoi fare, perché comunque bisogna trovare un equilibrio, secondo me, un equilibrio. Quindi io sono convinto che anche con o allenamenti più brevi e più frequenti, allora è possibile ottenere risultati, oppure in questo caso ti racconto la storia di un mio allievo che, come ti ho detto, mi ha chiesto proprio questa domanda. Io ho detto: dai, mettiamoci alla prova, prova il servizio e vediamo, io vado a costruirti un allenamento di 2 volte la settimana e vediamo quello che succede, ovviamente anche andando a mangiare bene, perché sappiamo che i risultati sono sempre un insieme di fattori, e ovviamente alimentazione e allenamento la fanno da padrone se vuoi andare a vedere dei miglioramenti, oltre che di salute e di benessere, anche estetici. Allora, questo soggetto ha voluto darmi fiducia e quindi ha fatto l'accesso al percorso di coach. Ho valutato che era un soggetto idoneo a questo servizio. Abbiamo impostato un qualcosa di personalizzato. Considerate che la scheda durava circa 1 oretta, quindi 1 ora il martedì riusciva a fare e 1 ora il venerdì. Ed è la bravura di questo allievo, è che è stato regolare, regolare, regolare. È stato veramente un qualcosa di eccezionale, è stato molto regolare. Abbiamo organizzato 2 allenamenti in full body, quindi 2 allenamenti in full body, si allenava in casa, aveva a disposizione dei manubri, un tappetino, e con quello siamo riusciti ad allenarlo alla perfezione. Soprattutto perché questo era un soggetto che era fermo da dei mesi, quindi considerate che quando siete fermi da dei mesi o da degli anni, per un coach è molto più facile allenarvi, perché il vostro corpo risponderà molto molto bene a tutto quello che andremo a fare, e anche poche sedute sono fantastiche perché daranno gli stimoli giusti per far sì che il vostro corpo possa incominciare a fare dei cambiamenti. Quindi lui si allenava 2 volte la settimana con un qualcosa di più che sostenibile, 2 volte la settimana. Considerate che era un imprenditore, vita ricca di impegni lavorativi, finiva sempre tardi, più la famiglia, più amici. Veramente, come tutti, abbiamo veramente 1000 hobby, 1000 impegni, vita familiare, lavoro, vita frenetica, quindi come la nostra società ormai ci impone, vita frenetica. Però voleva mettere questi 2 allenamenti, ha scelto di mettersi la mattina presto, si svegliava un po' prima la mattina, faceva il workout e andava a lavorare. Alimentazione ipocalorica, quindi col nutrizionista abbiamo visto che stava mangiando troppe calorie, abbiamo fatto anche in questo caso un'alimentazione pulita, fermo restando
che nella vita a volte lavorativa si deve uscire con i clienti, ok, però abbiamo cercato di mettere delle soluzioni sostenibili anche in queste situazioni che andava a trovarsi questo mio allievo. E bene, lui nel giro poi di qualche mese è stato comunque probabilmente mentalità imprenditoriale, mentalità molto fiscale, quindi dico faccio questo, lo faccio, e si è messo e ha fatto tutto, e nel giro di qualche mese ha perso 8 kg, ma non solo 8 kg sono stati persi, secondo me poi la ricomposizione corporea era, ovviamente uno guarda i chili ed è facile parlare di chili 8 persi, però secondo me aveva perso più chili di grasso nel mentre aveva costruito, aveva incominciato a costruire muscolatura, e quindi si vedeva decisamente meglio, fermo restando che aveva perso 10 cm nel giro vite, quindi era contentissimo con pochi mesi. Ma questo nasce proprio per dimostrarvi che anche con poche sedute ben organizzate è possibile ottenere risultati, no? Questo va proprio per tutte quelle persone che magari guardano i video di chi si allena, di chi ottiene grandi risultati e che dicono che bisogna allenarsi tutti i giorni o anche fare doppio allenamento, e allora si demotivano e non incominciano. No, assolutamente no. Io sono qua per dirti che ti puoi allenare quante volte vuoi la settimana. Importante, devi cercare di far sì che questo allenamento si incastri bene nella tua settimana ricca di impegni. Poi è normale che se hai una vita che hai tanto tempo libero, e allora poi sicuro se ti piace puoi allenarti, puoi mettere più allenamenti, ma se non sei in questa situazione, meglio fare meno ma fatto bene, un lavoro di qualità, che farne tanto che poi alla lunga magari non ti porta da nessuna parte. Quindi questo è un po' il consiglio. Chi di voi, ovviamente qua sul mio canale trovate tantissimi contenuti gratuiti, oppure chi di voi vuole dei percorsi strutturati, vi lascio il link qua sotto, andate sul mio sito, ci sono anche le candidature per chi vuole essere seguito come coaching online, oppure i miei percorsi in video che hanno aiutato migliaia e migliaia di persone a rimettersi in forma. Come sempre, grazie per l'attenzione, continuate a seguirmi, spolliciate, ci si vede alla prossima, ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!